Ciao amici, io adoro il plum cake perché è morbido e goloso, perfetto a colazione e a merenda o come spuntino. Ah sì, che delizia! Adesso vi dico la mia ricetta. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Come sempre sul canale, questa ricetta è in versione light e vegana, così deliziamo il palato senza sensi di colpa. Quello di oggi è con pere e frutti rossi, naturalmente dolce e antiossidante. Ingredienti per 8 persone: 320 g di farina integrale, 260 g di latte vegetale, 130 g di zucchero di canna, 50 g di olio di semi o di riso, 50 g di crema di mandorle, mezza bustina di lievito, 130 g di pere, 100 g di mirtilli, 100 g di lamponi, un pizzico di vaniglia in polvere e un pizzico di sale. Preparazione: mescolare in una ciotola farina, zucchero, lievito, vaniglia e sale, versare olio, crema di mandorle, latte vegetale e amalgamare bene. Sbucciare le pere e tagliarle a cubetti piccoli, altrimenti non si cuoceranno. Aggiungere le pere e i mirtilli, mescolare, poi aggiungere i lamponi alla fine per non romperli. Mettere la carta da forno nello stampo per plum cake, versare l'impasto e infornare a 180 gradi per 45-50 minuti in base alla prova dello stecchino. Prima di mangiarlo bisogna aspettare che si sia raffreddato. A noi è venuto buonissimo! E voi amici, fatelo e scrivetemi nei commenti com'è venuto. Per conoscere tante altre ricettine trendy e sane è facile. Iscriviti al canale con un clic e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano. Iscriviti anche alla mia pagina Facebook Simona Vignali Naturopata e al gruppo Trendy e Sani per sostenere il mio lavoro, per restare aggiornato e chiedere consigli naturali. Se vuoi approfondire questi argomenti, in descrizione trovi il link al mio sito e a tutti i miei libri ed ebook. Mangia sano e vivi meglio!